Stasera abbiamo il nostro socio, amico, dottore Alberto Cornice, che sui beni culturali, artistici di Siena sa tutto e di più. Allora, c'è chi pretende di saperne di più? Vabbè. Comunque, ne sai tante, giù, facciamo così. Ne sai tante e volentieri mette sempre a disposizione il suo sapere a pro dei nostri soci e quindi siamo molto molto grati e riconoscenti. Stasera parleremo di Giovanni Duprè, l'altro un cittadino nato nell'Onda, ondaiolo mi immagino sarà stato sicuramente. Molte delle sue opere sono nel Museo dell'Onda e quindi il nostro Alberto, anche lui ondaiolo, quindi è con estremo piacere che gli do questo anche onore di parlare, questo privilegio di parlare a tutti i nostri soci di questo grande personaggio artista senese. Che fra l'altro noi stiamo lavorando ad un altro personaggio senese per un progetto che stiamo facendo con la scuola, l'Istituto Giovanni Caselli, che è proprio Giovanni Caselli, che sono stati contemporanei i due artisti. Quest'altro era uno scienziato e lui un artista. E quindi e tutti e due gli è stato fatto un busto che fu messo nella sala del Concistorio del Comune di Siena, a riconoscenza delle loro opere. Quindi ora è nella sala del Risorgimento. Quindi il 22 la mattina parleremo di Giovanni Caselli, è un lavoro che stiamo facendo gli anziani insieme agli allievi della scuola Caselli, una cosa molto bella, molto carina. Quindi lettura in viva voce che ho visto è servita molto anche alle alunne del Caselli, sta servendo. Quindi basta, ti cedo la parola. E grazie di questa sera. Buonasera a tutti. Stasera parliamo di Giovanni Duprè e dell'Ottocento. L'Ottocento senese è molto meno esplorato di altri secoli, no? In genere l'interesse così globale dopo il Cinquecento si rarefà. Nel 600, chiaro, però se facciamo una conferenza su Bernardino May, che è il pittore più importante del 600, chi è? Va bene. 700 è poco noto. Nell'800 è un secolo veramente importante, l'800. C'è un grande fervore, grazie all'Accademia, fondata da Giulio Bianchi Bandinelli, è importante davvero. E in questo 800 rifugge nella scultura, soprattutto Giovanni Duprè, 1817, morto nell'82, 75 anni, che a quel tempo era un'età più avanzata di quanto non sarebbe oggi. Facciamo un percorso sintetico, naturalmente. Nasce nel 17, in quella strada che oggi porta il nome di Giovanni Duprè, era via di Marborghetto. Il nome già mi dice che era una cosa, che un rione non certamente aristocratico. E nasce in una famiglia povera, poverissima. Suo padre Francesco, la madre era Duprè, questo cognome di origine francese, forse lorenese, tempo del primo granduca, che era Francesco Stefano di Lorena, quindi francese. Può essere che sia arrivato a Siena con i francesi di Lorena. La moglie era Maria Lombardi, era senese. Una povertà tale che il padre era intagliatore di legno, quindi già c'è un indirizzo verso far creare con le mani creative. A un certo momento, quando era bambino, era tale la miseria di famiglia che il padre dovette andare a lavorare a Firenze. E il bambino crebbe a Firenze, però non perse mai i rapporti con Siena, aveva parenti, ha avuto un po' di zie e cose del genere. E a Firenze cominciò a
lavorare anche lui come garzone da un intagliatore, andò avanti e poi entrò nell'Accademia di Belle Arti, ora lo vedremo, l'Accademia di Belle Arti famosa, famosa, e lì diventò un grande artista. Questa è una veduta della parte centrale di Marborghetto, dove c'è il tabernacolo, che la chiamano Piazzetta dei Legnaioli. Vai. E questo è il primo lavoro di Giovanni Duprè, come intagliatore. È un cofanetto, l'ho visto così, grande così, più piccolo, porta gioie, fatto con una finezza incredibile, stile 500 fiorentino, che ha da una parte, un fatto particolare, una medusa con una testa di gorgone cattiva, cioè disperata. E lui dice nei suoi ricordi del libro che era lo specchio della sua disperazione perché aveva fame, da quanto era povero. Questo cofanetto delizioso, molto bello, era talmente ben fatto, stile del 500 fiorentino, che il grande scultore e intenditore Lorenzo Bartolini, grande nome, lo prese per 500 fiorentino e consigliò alla marchesa Rosina Trivulzio Poldi Pezzoli di Milano di acquistarlo, e la marchesa Poldi Pezzoli lo comprò come lavoro del 500, era perfettamente perfetto. E oggi io l'ho visto a Milano. Chi ha visto il Museo Poldi Pezzoli, che è il museo più sofisticato di Milano, più elegante, c'è anche questo. È bellissimo. Dopodiché, vai. Qual era il clima artistico di quel momento, degli anni 20 o 30? Era sempre sulla scia, un pochino, anzi ormai stanca, di quel gusto che noi si chiama il neoclassico, cioè il bello ideale, il bello che nasce platonicamente da un'idea astratta, quindi più legato al concetto che non alla realtà, il bello ideale. E nella scultura in modo particolare l'artista che ha impressionato il gusto neoclassico è un grande scultore, Antonio Canova, veneto, che ha fatto un sacco di bellissime cose. Questa è una Ebe di Canova, che è molto bella, vai, e questo è Amore Psiche. Vedete, temi pagani, Ebe, la coppiera degli dei, Amore Psiche, questo amore, questa storia d'amore bellissima, Eros si innamora di una donna mortale, eccetera. Questo è il Louvre, è veramente stupende cose. Per me a quel punto lo stile deve cambiare ogni tanto, e il neoclassico era stanco, era ripetitivo, questo bello ideale era sì bello, ma era sempre meno ideale, vai. E qual era il clima in Toscana allora? Siamo nel 1800, anni 20, Granducato, non più mediceo, ma lorenese, che era meglio, eh? Questo è lo stemma dove c'è anche quello dei Medici al centro. Il Granduca di quel momento era Leopoldo II, che era figlio di Ferdinando III, a sua volta figlio di Pietro Leopoldo. Leopoldo II, che è l'ultimo Granduca di Toscana, poi diventa Regno d'Italia, regna dal 1824, al 59, quando poi c'è la guerra di indipendenza, lui viene mandato in esilio. Ed era una persona chiamata Canapino da giovane e Canapone quando poi era ingrassato. Era un governo, non che fosse un governo buono, ma rispetto agli altri governi italiani era il migliore, era il più tollerante. Avete presente Giuseppe Giusti? Scrive delle satire terribili. Lo chiama il re Travicello, eppure tranquillamente l'ha fatto, nessuno ha mai detto niente. Vai, e lui, eccolo, da giovane, era un bell'uomo da giovane, con la bianca e rossa la sciarpa, no? Sono i colori dell'Austria, è un Asburgo,
Lorena è un ramo di Lesburgo, vai. Ecco, a Firenze, direttore dell'Accademia, di grande artista, Lorenzo Bartolini. Lorenzo Bartolini è di origine pratese, quindi fiorentino, è un grande scultore ed è il primo che volle, come dire, abbandonare le briciole ormai retrive del neoclassico. Non più il bello ideale, ma il bello naturale. Cioè l'artista può trovare il bello, cioè ispirazione, dalla natura. Qualunque cosa ha delle possibilità di destare lo stimolo dell'artista. E si scandalizzò quando portò come modello, cioè c'era sempre dei modelli nell'accademia, no? O maschile o femminile, in genere maschile perché il femminile era proibito. Comunque, portò come modello un gobbo, e fu uno scandalo, ma anche un gobbo dal punto di vista formale del studente può essere utile. E naturalmente non abbandonò il tema dell'idealità. Lui fece una scultura bellissima, spirituale, la fiducia in Dio. Vai. Questo è l'esemplare di Pitti, mi sembra, ce ne sono due esemplari, o del Po di Pezzoli. E c'è anche un bellissimo sonetto di Giuseppe Giusti, che a volte non sa chi legge. C'è un bellissimo sonetto che ci facevano leggere al ginnasio. Nessuno di voi l'ha letto. La fiducia in Dio, che comincia col primo verso, quasi obbliando la corporea salma. È bellissimo. Questo è il Bartolini naturalista, però non dimentica mai il soggetto, la spiritualità. Però il bello è anche nel quotidiano. Vai nella prossima. Questo è molto bello. Una bambina che dorme. Ma non è una divinità pagana, non è niente. È una bambina vera di quel momento, vista in modo... La naturalità. Questo è Bartolini. E Bartolini è quello che abbevera con le sue idee anche il giovane Dupré, che poi farà con il giovane Sarrocchi. È veramente un modo di vedere la natura in modo disincantato, non più astratto, ma la verità. Vai. Dupré comincia con le sue opere importanti, logicamente ha dovuto selezionare, perché ha lavorato molto, era profondamente religioso, profondamente cristiano. Il primo soggetto importante che Dupré ha affrontato è un soggetto religioso dell'Antico Testamento, Genesi, un soggetto drammatico, il primo crimine dell'uomo, pensate. Poco dopo la creazione, i due fratelli, Caino e Abele, un crimine, è così. E tra l'altro ho trovato questa immagine forte, molto forte. Vi piace? È Tiziano. Non ci volevo credere che fosse Tiziano. È una tela che si trova a Venezia, nella Chiesa della Salute, con questo momento terribile di Abele, soffocato dal fratello Caino. E il primo tema fondamentale che Dupré affronta è l'Abele. Vai, eccolo qua. Abele morente. Questo è il gesso originale. Quando si parla di gesso, non è calco, che spesso viene equivocato, no? Il calco è una copia fatta dopo. Il gesso è il modello che servirà per il marmo. Il gesso è il modello che precede il marmo, quindi spesso riflette la vera idea totale dell'artista. Dupré nel 42, quindi aveva 25 anni, espose all'Accademia di Firenze questo gesso. Fu un grande scandalo, perché era troppo naturale, non era più ideale, era naturale. Tanto naturale che venne accusato Dupré di essere disonesto, cioè di avere fatto il calco di un corpo umano, di una persona vera,
e poi averne ricavato, cose che non si fanno, no? Perché era troppo naturale. E invece non era vero. Chiaramente Dupré aveva usato, come tutti, un modello da guardare, da disegnare, ma non l'aveva calcato. Tanto che Dupré fu costretto a rintracciare il giovinotto che aveva fatto da modello. Lo trovò. Era un carrettiere di Porta Romana. Antonio Di Verani, detto Tria. Lo dovette riportare in Accademia, davanti ai suoi detrattori, detrattori che erano invidiosi soprattutto. Lo fece spogliare e vide che in effetti il modello uomo era una cosa diversa. Avanti, rimane il disegno, vai, eccolo qua. Questo è il disegno di Antonio Di Verani, che è agli Uffizi, per fortuna. Capito? Torna un attimo indietro. Vedi che è diverso, no? L'ha interpretato. Questo quindi è il disegno, che è molto bello, vai. E poi dal gesso nasce il marmo. Ora il marmo, prima ancora che venisse fatto, era già famoso a bere per la risonanza. E il Granduca, che era Leopoldo II, lo volle acquistare. Non ci riuscì, perché arrivò secondo. No, arrivò secondo tra gli acquirenti. E voi sapete che in qualunque gara arrivare secondi non è piacevole. L'aveva preceduto una granduchessa russa, Maria Nikolaevna Romanova, sorella dello zar della Romanov, no? La quale girava di qua e di là comprando opere d'arte. E lei quindi aveva già acquistato il Caino, appena abbozzato, appena fatto il gesso. Quindi quando dal gesso si arriva alla traduzione in marmo, vai, allora, questo è indietro, stemma di Romanov, degli zar, non è Putin, è Romanov, vai, perché ridi? Non c'è molto da ridere. Questa è lei, Maria Romanova, vai, e questo è il marmo che io ho visto all'Eremitage. Per fortuna le collezioni degli zar sono diventate collezioni pubbliche. Quindi chi ha visto a San Pietroburgo il palazzo d'inverno, dove c'è l'Eremitage, che è una cosa immensa da passare una giornata intera, se uno ci resiste, questo è il gesso, che è il marmo che è lì. E il Granduca arrivò secondo e dovette più tardi accontentarsi del bronzo. Ecco, lo fece calcare sul gesso e il bronzo, vai. E questo è il particolare. La finezza dello scalpello del Dupré, che ha sempre una tecnica strabiliante e non senti mai la forzatura, vai. Questa levigatezza delle superfici, sembra quasi di essere di fronte a una scultura greca, ellenistica, dell'ellenismo, no? Una dolcezza veramente da scultura greca, vai. E questo era il bronzo, e sei che conta di questo. Questo è a Palazzo Pitti, Museo d'Arte Moderna, vai. Torniamo ai temi biblici, Caino e Abele. Dopo Abele, Dupré affronta il tema del Caino, l'uccisore. È una stata drammaticissima. Caino in piedi, mentre Abele era atteso morente, Caino in piedi, nel momento, vai, eccolo qua, nel momento non tanto in cui compie l'assassino, ma in cui si rende conto di quello che ha fatto e grida la sua disperazione. Perché Caino non si pente, non ha l'umiltà di pentirsi, ha la disperazione. È stupendo, anche questa era stata comperata dalla granduchessa, prima aveva visto solamente il bozzettino in cielo, lo comprò subito. E anche lì il granduca arrivò secondo e c'è il bronzo a Palazzo Pitti.
Quindi c'è questo fortemente drammatico, vai, fortemente drammatico, con una finezza anche nei particolari delle costole, i muscoli del braccio, non trascura niente perché è un'abilità straordinaria, uno scalpello molto raffinato, ma c'è un forte contenuto spirituale. Infatti si dice che Dupré aveva un profondo spirito cristiano, è vero, è vero, è vero. Vai? E siamo anche in un momento in cui, non soltanto in scultura, ma in generale anche in altre arti c'è un forte senso dell'emotività, che si ricorda, non so, ad esempio, opera lirica, è il momento culminante dell'opera italiana, no? Avete presente Il Trovatore, La tempesta del mio cuore, è così, forte tinte, no? Il Trovatore è forte tinte, è incredibile. Qui a volte è venuto il professor Burchi, no? A fare lezione, e Burchi una volta ci disse che non ha mai capito una cosa, non è mai riuscito a capire la trama del Trovatore. È vero, è complicatissimo, tra i figli scambiati, questo è complicatissimo, di forti emozioni, vai. Guarda, fortissime emozioni. Questo è a Leningrado, no, Leningrado, non è più, è San Pietroburgo, vai. San Pietro, fortissima cosa. Quindi le due opere fondamentali, clamorose, La Bene e Il Caino, vai. A questo punto siamo arrivati agli anni 50 e negli ultimi anni, nell'ultimo decennio di governo lorenese, notate che non ho detto dominio lorenese, ho detto governo lorenese, il Granduca si occupa di abbellire Firenze. Questo lo conoscete, no? Il Palazzo degli Uffizi, fatto a tempo di Cosimo I o di Ferdinando, che non è proprio di Cosimo, architetto Giorgio Vasari, per ospitare gli uffici del Granducato, oggi lo ospita il museo. E in basso ci sono 24 nicchie a piano terra, tutto intorno. E il Granduca fece fare 28 nicchie, 28 statue di illustri toscani, che è un po' di tutto. Di queste 28 statue, due furono fatte da Dupré, Sant'Antonino e Giotto. Oh, guarda che bello! Questo è una nicchia. Uno è Sant'Antonino, vai. A questa Granduca, già un po' più maturo, con, vedete, il mantello, e c'ha sul petto la croce rossa dei cavalieri di Santo Stefano, non di Malta, una cosa diversa. Un altro ordine, fondato da Cosimo I a Livorno per difendere da navi turche, vai. E questa è sua moglie, Maria Antonia di Borbone delle Due Sicilie, quindi famiglia francese che poi andò a Napoli. Vai, ecco, la prima delle due statue, Sant'Antonino. Chi era? Nessuno lo sa. Dicono che è un paese cattolico, ma... Antonino Pierozzi, domenicano, fu arcivescovo di Firenze negli anni 40 del 400, è vero Paola? Del 400. È interessante questo, che Dupré raffigura Sant'Antonino, c'erano due modi di rappresentarlo, o come domenicano o come vescovo. Come domenicano deve portare il saio, la tonaca dell'ordine, quello che colla. Come vescovo, il piviale, il pastorale. E dei due aspetti, Dupré sceglie quello meno pomposo e più spirituale, domenicano. Quindi vedete che ha la cocolla e il saio domenicano.
con naturalmente una stupenda, una meravigliosa abilità nel modellare le pieghe dell'abito, cadenti meravigliose. E il ritratto, no, il ritratto, la testa, vai. La testa somiglia, non è convenzionale, è marcatamente realistica, sembra un ritratto. A questo punto, in questo momento, come in tutte le arti, subentrano i critici. La critica non è quella che intende approfondire, la critica d'arte, come Elisabetta Cioni, no? La critica d'arte è per approfondire, ma i critici sono quelli per gli invidiosi che trovano da ridire su qualcosa, no? E se uno fa bianco, trovano da ridire perché è bianco, se uno fa verde perché è. Morale, questo bellissimo, così, insistere sul carattere, anche intensamente, un po' malinconico se volete, fu criticato, sapete perché? Dissero perché sembra un ritratto, è il suo pregio, sembra un ritratto, come se fosse una cosa minore. E quindi Dupré, spinto dal punto di vista contenutistico, profondamente cristiano, non dimentica mai la realtà delle cose, la verità. Del resto, chi lo diceva? Ce lo insegnarono al liceo, forse Manzoni. L'arte è, i ricordi di adolescenza, l'arte è il bello del buono. Il buono del bello, il buono è il bello del vero. Si arriva alla verità. Vai? Tutto bene? L'altra statua nel portico degli Uffizi, Giotto. Questa fu finanziata personalmente dalla Granduchessa Maria Antonia, lo pagò lei, Giotto. Anche Giotto per Firenze era il massimo dei massimi del Medioevo, come pittore, architetto del campanile, eccetera, quindi era un totem per la città. E Dupré lo considera quello che era, Giotto già maturo, Giotto era un artigiano benestante. Giotto, come dire, fece molti soldi, perché lavorò non solamente a Firenze, non solamente a Assisi, non solamente a Padova, ma a Rimini, a Napoli, altrove, eccetera. Quindi aveva molti soldi. Ed è la loro figura come un artigiano maturo, come se fosse un artigiano vero. Quindi è in modo sommesso, in modo non enfatico, vai, ecco il volto. È un ritratto, se volete, di un uomo maturo, coperto con il cappuccio, vai, con, vedete, un po' di pancia, la cintola, la mano, si vede anche le venucce sulla mano, tiene un rotolo di un disegno, di uno scritto, cose del genere, la cintola. È veramente, è vivo, così è vivo, non è convenzionale. Con la calzamaglia un po' allentata, vai, vedete, un po' allentata. E fu criticato, perché era troppo realista, ma non è il verismo accanito, è la verità, la realtà. Giotto era così, non è una fotografia di Giotto, ma comunque quello che poteva essere il suo aspetto reale, la verità. Vai. Siamo arrivati agli anni 50. Anni 50, 59, è la seconda guerra d'indipendenza. Prendiamola dalla parte toscana. La seconda guerra d'indipendenza, l'alleanza Regno di Sardegna, Savoia, con Napoleone III, no? Vincono, la Lombardia passa al Piemonte. Siamo ancora Regno di Sardegna. Nel frattempo, annessione un po' forzata delle province emiliane e toscane. Per cui in Toscana vogliono far passare la Toscana da Lorena a Savoia. E cosa fanno? Un plebiscito. Gli storici l'hanno definito la farsa del plebiscito. Un plebiscito truccato, truccatissimo. Se noi andiamo in palazzo comunale
all'ingresso c'è a sinistra una bella lapide di bronzo che non si guarda mai, oscura, con il risultato del plebiscito in Toscana. E viene fuori che, anche se il governo era un governo tollerante, hanno votato per i Savoia, che non conoscevano, il 99,9%. Lo stesso accade poi altrove. Avete letto Gattopardo, no? Il plebiscito della Sicilia, stessa cosa. Per cui un certo momento, e Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, diventò re eletto di Toscana. Non c'era ancora l'Unione d'Italia, nel 60, e prima ancora della spedizione dei Mille, qualche mese prima, re eletto. A Siena cosa vogliono fare allora? L'elite Savoia, diciamo. Che si fa a Siena? Un palio straordinario, no? Qualunque occasione. Fecero un palio straordinario il 27 di aprile del 1860. Ed è, pensate, è il primo stemma sabaudo che io conosco a Siena, eh? Non lo conosco più, di più antichi. È il primo. Questo, se diamo un'occhiata al drappellone, trovate lo stemma sabaudo, che è nuovo, i due stemmi del comune, Balzano e Leone del Popolo. Oh, sia ben chiaro, una cosa che ho capito anch'io, il comune di Siena ha due stemmi, non tre. La Libertas, al centro, non è uno stemma, è una devise. Abbiamo sbagliato anche noi, anch'io ho sbagliato, vai. In basso il gonfaloniere, che sarebbe il sindaco di allora, Sergardi, Tiberio Sergardi. Oggi nel drappellone è obbligatorio lo stemma del sindaco, vero? Ci siete? E chi non ce l'ha se lo fa. Il più bello stemma del sindaco, che ricordo io, è quello di anni 70-80, non lo so, di Roberto Barzanti quando era sindaco. Ci avete mai fatto caso? C'è un fascio di ginestre, è bellissimo, c'è un motivo particolare suo, va bene. Oh, dunque, fu un palio, mi sono riguardato i documenti su palio.org, su internet. Fu un palio vinto dall'onda, ma sembra logico, no? Infatti in questo drappellone non compare la Madonna, no? Perché è un palio straordinario. Allora, il palio era previsto per il giorno 26, arrivò il re, Vittorio Emanuele, che non aveva voglia, non importa, arrivò. Solo che il palio non si poteva correre, perché pioveva talmente forte, che era tutto impraticabile, non era possibile. Quindi Vittorio, sbuffando, dovette fermarsi a dormire a Siena, e aspettare il giorno dopo, che è questo, il 27, fu corso il palio. Fu corso il palio sotto la pioggia. Sapete a che ora? Ho visto la cronaca recentemente. Fu corso alle 8:30 del mattino, sotto la pioggia. Cascarono mezzi, mi sembra che... Sì, cascarono tutti. Alla fine il re dette 200 lire al fantino, 200 lire non so meno a chi, e se ne andò. E il re andò subito via. Il palio corse alle 8:30, il re prese il treno alle 10:30 per tornare. A Torino. Comunque rimane il drappellone a contare vincitrice, meno male, col primo tema sabaudo. Questo è il nuovo re. Il nuovo re, se lo guardiamo, anche dal punto di vista fisico, rispetto a Lorena, il nuovo re era figlio di Carlo Alberto, no? Carlo Alberto era alto 2 metri, sottilissimo, e la mamma del re, cioè la moglie di Carlo Alberto, che era poi sorella del Granduca di Toscana, era Asburgo, alto e sottile. Vai, guarda il figlio che è il re. Dopo la commissione del palio,
stiamo andando ormai nel clima sabaudo, quegli anni 60, cambia tutto. C'è l'opera più famosa di Dupré, La Pietà, restaurata pochi mesi fa, no? La conosciamo tutti, nel Cimitero della Misericordia. Il Cimitero della Misericordia fu fondato anni 1843-44 dalla Misericordia, e il cimitero appartiene ancora alla Misericordia. Le cappelle appartengono alle famiglie, ma alla Misericordia. Mentre il Cimitero del Laterino era di fondazione lorenese, prima ancora, pensate. Avete presente i sepolcri di Ugo Foscolo, no? L'occasione dell'edito napoleonico che proibiva di seppellire nelle chiese e fanno i cimiteri. In Lorena c'erano arrivati prima, Pietro Leopoldo. Quindi il nostro cimitero del Laterino è anteriore ai sepolcri del Foscolo. E vai, in questo cimitero della Misericordia si inserisce il Dupré con la commissione di una famiglia. Una famiglia Bichi Ruspoli. Il tema Bichi è quello in alto a sinistra, quello invece di faccione di orso, antica famiglia senese, la quale possedeva una cappella che è tuttora la famiglia Bichi Ruspoli, la cappella Bichi Ruspoli. E il tema è la famosa Pietà del Dupré. Come nasce questa Pietà? Tra l'altro Dupré era molto amico di Alessandro Bichi Ruspoli, quindi era amico fraterno, e vuole incaricare Dupré di un soggetto chiaramente cimiteriale, la madre che piange sul corpo del figlio, vai. Questo è il primo disegno. È il primo disegno della Pietà di Giovanni Dupré. Cioè il figlio morto in grembo alla madre. È commovente come la scultura. E Dupré va all'essenziale. Vuol dire all'essenziale togliere tutto quello che non è essenziale. Guardiamo la prossima. Questo è un dipinto che sicuramente servì di ispirazione a Dupré. Sta a Palazzo Pitti, a Galleria Palatina, si può vedere anche ora. Andrea del Sarto, non voglio riempirvi di citazione. Ed è molto importante, si vede lì Gesù in braccio alla madre, con in più la madre, la compagna, cioè la Maddalena, il discepolo amico Giovanni Evangelista, più Nicodemo e Giuseppe d'Arimateo. Chi è Nicodemo? Chi è Nicodemo? Giuseppe d'Arimatea, che dette la tomba nuova. Ma Nicodemo è quello che ha tolto Gesù dalla croce. Non fate mai corsi di catechismo, di cultura cattolica, niente. Allora, questo è Andrea del Sarto. E tra l'altro Dupré fu accusato dai critici di aver fatto la Pietà soltanto con la Madonna di Gesù. Ha scelto apposta questo, ha tolto tutto quello che era al di là del suo tema e l'ha concentrato sul rapporto madre-figlio. E questa è l'intensità della Pietà, è intensa in modo drammaticamente importante. Tra l'altro forse aveva visto una scultura in una chiesa di Siena, ci ho pensato io con un'idea mia, vai avanti. Eccolo qua. Questa stava in San Donato, la chiesa di tua, Mario, no? Stava il primo altare di destra. Oggi invece è il Museo Diocesano. Questa è una scultura attribuita a Vecchietta, l'attribuita a Cecilia Alessi, giustamente, ed è quella che viene chiamata un Vesper Bild. A noi si sa di che si parla. Vespero, vedi, vuol dire la figurazione della sera, vespero. È tristissimo. Quando la sera tutti se ne sono andati, Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, la Maddalena, Giovanni, rimane solamente il corpo di Gesù in bacio alla madre. La Vesper Bild.
ed è tipica del Nord Europa e anche dell'Italia del Nord. Da noi non è consueta. Ora, l'attribuzione a Vecchietta è giustificata anche dal fatto che Vecchietta, da giovane, aveva dipinto con Masolino, con Paolo Schiavo, scusa Elisabetta, sento i particolari, a Castiglione Rona, quindi nord della Lombardia, e forse ha assimilato queste cose portandole a Siena. È un Vesperbild, questo è un Vesperbild toscano, classicheggiante, gli è scritto veramente abbandonato completamente la madre che lo guarda, è una cosa stupenda, cappella che ancora oggi appartiene alla famiglia, vai. Questa è una foto di prima del restauro, per dire che era usata sempre, onorata con un fiore, eccetera, con dei particolari commoventi, vai. Guardate, naturalmente i critici accusarono il Duprè che aveva fatto un corpo troppo bello, era quasi pagano. Non è pagano, è il corpo di un giovane morto. È intensamente lirico, vai, guarda te, è veramente una delicatezza stupenda, vai, guarda, il volto di Cristo, ma è tutto in particolare perché talmente si vede meglio qui che non dal vero, ecco, e poi la madre, vai, guarda, tutto Gesù, stupendo, è emozionante, vai, ecco la madre. La madre che sembra quasi interrogare il figlio morto è commovente. Chi ricorda Jacopone da Todi, il lamento della madre per il figlio? Figlio, figlio amoroso Giglio. Ricordi Paola, no? Tu lo conosci bene. Vai, guarda. In croce tanchiavato, vai. Anche in particolare. È di un'abilità straordinaria, vai. E questo è il Duprè. In quel momento. Questo è un bel ritratto che gli ha fatto Antonio Ciseri, pittore che era amico suo. Vai. A quel punto regno non più di Sardegna, non più regno d'Italia. Quindi siamo in Italia dopo la spedizione dei Mille. Nel 61 c'è il regno d'Italia. L'artefice del regno d'Italia. Ah, qui ci arriviamo infatti, era giusto, sbagliavo io, l'ordine è quello di ora. Il primo re, pensate, Vittorio Emanuele era il secondo re di Sardegna, ma re d'Italia era la prima volta, no? Volevano chiamarlo primo, come Italia, no? No, ha voluto chiamarsi secondo, perché per lui l'Italia era un ampliamento del dominio di Savoia, quindi c'era il secondo di Savoia e rimane secondo anche per l'Italia, perché l'Italia non è altro che un'espansione del dominio di Savoia, è così, vai, eccolo qua, non somiglia fisicamente a suo padre Carlo Alberto Sottile, alto 2 metri, o alla madre che era Maria Teresa d'Asburgo, chissà, non importa, e tra l'altro Vittorio Emanuele, avendo detronizzato il Granduca di Toscana, Leopoldo II, era suo zio, perché la Granduchessa era sorella della sua mamma. Quando il re conquista e manda via i Borboni da Napoli, no? L'ultimo re di Napoli, Borbone, era Francesco II, era cugino di Vittorio Emanuele. Ma allora vanno avanti così, non importa. Non è fisicamente molto simile, non è importante, ma comunque interessante che poi è rimasto vedova, vai, si risposò più tardi, morganaticamente, vuol dire senza diritto alla successione, con la bella Rosina, no? Rosa Vercellana. E in effetti a lei piaceva una donna un po' così bella, ho visto le fotografie. Ebbero 4 figli, questi sono 2 dei 4 figli. Tra l'altro, lui si chiamava Vittorio Emanuele. La figlia l'ha chiamata Vittoria e il marito l'ha chiamata Emanuele. Non c'era molta fantasia in famiglia. Questa è la famiglia reale allora, ma il vero artefice dell'unità d'Italia non è tanto Vittorio, quanto vai, eccolo qua,
il diplomatico, il fine diplomatico, che ha saputo muoversi al momento giusto e nella direzione giusta. Camillo Benso, conte di Cavour, Cavour del paese, no? Il nome della famiglia è Benso, Cavour del paese di cui erano conti. Questa è una fotografia, siamo ai tempi delle foto Alenari, delle prime foto Alenari, e poi c'è il ritratto ufficiale, vai, eccolo qua. Con tanto, tutto per bene, con tanto di collarda annunziata, con tanto di ritratto del re da una parte, anche se non andava per niente d'accordo col re. Litigavano spesso, e aveva ragione Cavour, vai. E poi Cavour, questo è un bel ritratto del Cesare, che era nato nel 1810, è morto nel 61, è morto a 51 anni, ma era consumato dalla fatica, si vede chiaramente qua. E quando è morto nel 61, è morto giovane, era molto famoso, fu fatta subito una sottoscrizione, non per iniziativa del re, ma della gente di Torino, per fargli un monumento. Era l'epoca dei monumenti, no? E questa sottoscrizione raccolse subito un sacco di soldi, nell'indifferenza del re, e un concorso, tantissimi concorrenti, vinse il Dupré, con tutta l'invidia degli altri, immaginate, non serve come oggi, stessa cosa, non cambia niente. Vai! E questo è il momento. Ci impiegò 10 anni, perché logicamente Dupré lavorava con calma. Pensate, nel frattempo Dupré era totalmente famoso. Tornando alla pietà, una cosa che non ho detto, ve la dico ora, la pietà, terminata nel 67, diciamo, fu poi installata l'anno dopo. Perché non fu installata subito? La pietà, prima di andare dallo studio di Firenze a Siena, andò a Parigi, la portarono a Parigi col treno, non so bene come, all'esposizione universale, quell'esposizione universale che usavano allora, no? E a Parigi ebbe un successo enorme, internazionale, ed ebbe la medaglia d'oro come opera d'arte. E Dupré fu insignito della Legion d'Onore. La Legion d'Honneur è una cosa che quasi mai davano agli stranieri, soprattutto mai agli italiani, perché i francesi hanno sempre avuto i francesi una specie di complesso di superiorità con gli italiani, ma che ironia. Ha avuto la Legion d'Onore. Quindi era famosissimo, veramente famosissimo. Quindi lui ha potuto tranquillamente fare il suo lavoro e organizzare un monumento imponente con l'allegoria. Questo monumento, forse qualcuno l'ha visto a Torino, è in piazza, è accanto, avete presente piazza San Carlo a Torino, quella grande, è una delle piazze vicine, piazza Carlo Emanuele II, chiamata piazza Carlina. Carlo Emanuele II è l'ultimo duca dei Savoia prima di essere re. Carlo Emanuele II è quello che infeudò il paese di Cavour al conte Benso. Ed è una piazza molto simpatica, perché è una piazza piena di traffico, è una piazza allegra. Vai a vedere, avete un po' di immagini della piazza? No, una è saltata, o no? Vai, guarda. È divertente, allegra, mi piace molto, vai. Eccola qui. Questo monumento è grandioso, alto. Qualcuno l'ha visto? Vettorino è pieno di monumenti, per carità. C'è in alto il Cavour. Naturalmente il Cavour è un monumento celebrativo di un ricordo, quindi non poteva raffigurarlo con la pancia, col panciotto. Ma tipo una toga, una cosa del genere, con dell'allegoria della politica cavuriana. Vai! È complessa la cosa, eh? Questo è il monumento intero. Vai! Ecco, la parte alta, Cavour, vedete lì, criticatissimo perché non ha vestito quel vestito del tempo, gli ha messo addosso la toga. Sembra un fantasma, Madonna Santa! Se l'avesse messo i vestiti del tempo, perché no, non importa. E criticato anche perché
quella donna che è ginocchiata è l'Italia. Come? La Repubblica Italiana. No, no, l'Italia, non c'era ancora la Repubblica. L'Italia che domanda a lui. Criticatissimo perché come l'Italia denuda, con quei seni, con quelle pocce in vista, mamma mia, che vergogna, no? Vai. E poi irritato di Cavour, l'ha dovuto immaginare, come uomo serio e bonario, come Giotto del resto, no? Vai. Ecco, poi intorno ci sono gli allegoria, sono due gruppi femminili e due maschili. Quelli femminili sono la politica e l'indipendenza. Quelli maschili sono il diritto e il dovere. È tutto molto studiato, eh? Tra l'altro, di questi quattro gruppi, il modello originale in gesso, prima del marmo, è nell'onda. Perché, primi anni 60, la famiglia Dupré, Charles Dupré, ha donato all'Onda una parte dei tantissimi modelli che erano rimasti nello studio di Dupré. E l'abbiamo nel piccolo museo dell'Onda, piccolo ma importante. Ci sono anche i gruppi diritto e dovere. E questi gesti originali, andato vicino si vede, hanno come dei piccoli, te lo ricordi Mario, dei piccoli chiodini che sporgono. Cosa sono? Sono i riferimenti per il marmista che quando porta il blocco deve sbozzarlo, per sbozzarlo nel modo giusto. Poi interviene lo scultore e fa tutto, finisce lui. Quindi il primo momento creativo è quello del gesso, non quello del marmo. Ci siete? Purtroppo che è successo? Quando il comune ha donato depositato nell'Onda la Belle Morente, l'abbiamo nel nostro museo, no? Sotto il Caino. Io non so bene chi l'abbia restaurato prima o dopo. Chi ha fatto il restauro? Ha tolto i chiodini. Vabbè, non ha fatto danno, ma comunque vai. Ecco, l'indipendenza, quel ragazzo che strappa le catene, un'altra bella donna, criticatissimo perché c'era una donna nuda e dava scandalo. Addirittura i seminaristi gli era proibito passare da lì e anche i collegi che portavano i collegiali in fuori evitavano, che potevano indurre in tentazione. Vai, ecco il dovere, saldo. Vai, e il diritto. Due figure energiche, sa veramente arrivare al sodo, al giusto. Vai, è bellissimo questo. E siamo arrivati alle cose più importanti della sua attività. Vai. Altra cosa voglio far vedere, che non era solamente dal punto di vista spirito cristiano, d'accordo, ma non difugiva da quello che era la bellezza, il bello. Questo è una piccola scultura, grande così, che oggi è nel Museo del Monte dei Paschi, forse la conoscete. È molto bello. Amore in agguato. È intrigante, Commissionato da Alessandro Bichi Ruspoli. Poi la famiglia, per fortuna, l'ha venuto al Monte dei Paschi, quindi è passato da una casa privata a un museo pubblico. E l'amore non è l'eros trionfante, è in agguato, è di pronto, è bellissimo, no? È pronto a colpire, trovo molto intrigante, con tra l'altro una politesse, una maestria nel levigare le superfici straordinarie, vai. Eccolo qua, vai. Ci danno un altro ancora, scusa un po' indietro, vai. No, niente, c'era una di meno. Ultime cose, ultima scultura, questa è una scultura atto molto intrigante. È una baccante stanca. Sembra anticipare quello che sarà poi il Danunzianesimo, che verrà poi dopo. Baccante, quindi un soggetto pagano, stanca. Come il vizio che invece di vitalizzare, stanca.
Io questa non so dove sia. La vidi tanti anni fa, la vidi nella villa Ciseri, il famoso Ciseri, a Costalpino. C'era la villa Ciseri allora, che era piena di quadri dell'Ottocento e sculture tra cui questa. Non so che fine abbia fatto. E ultima cosa, però la più bella, è questa. Saffo. Questa è nella Galleria Nazionale di Roma, eh. Galleria Nazionale di Arte Moderna, Villa Giulia. È importante. È importante il soggetto. Ha scelto un soggetto. Tra l'altro, pensate, quando Dupré andò a Napoli nel 51, devo dirvi una cosa, nel 51 era già avviato uno studio molto avviato. Dupré ebbe un momento di esaurimento nervoso, andò a Napoli con la famiglia per svagarsi un po'. E rimase abbagliato dai marmi greci al Museo Nazionale. Una cosa interessante è questo. Il suo studio, che era molto ben avviato, lo lasciò, sapete a chi lo lasciò in consegna? A un suo fiduciario, che era Tito San Rocchi, che aveva conosciuto quando Tito era giovane e lo portò subito nel suo studio, lo prese come allievo, come diciamo così, scolaro, e come collaboratore di piena fiducia. E pensate che il San Rocchi, di cui si celebra quest'anno il centenario, il San Rocchi aveva poi dal 1845 c'è la prima lettera di Dupré a San Rocchi. L'ultima lettera è del dicembre dell'81, a 20 giorni prima che morisse Dupré. 150 lettere. E Dupré e San Rocchi le aveva tutte conservate. E il figlio di San Rocchi, Guido, ne ha pubblicate 80. C'è un piccolo libretto in comunale. E si vede questo rapporto meraviglioso. Pensate, amicizia. Tra l'altro c'era poca differenza di età, 7 anni di differenza, 17 e 24. Una confidenza un po' con la moglie, la famiglia, tutto, eccetera, eccetera, il busto che è in comune. Fino in fondo si davano sempre del lei. Pensa un po'. Era il decoro. Ora, tornando a questo momento, quando andò a Napoli, rimase incantato dalle sculture ellenistiche, diciamo, del Museo di Napoli, lo conoscete, no? Quelle sculture che vengono da Pompei, Ercolano, eccetera. E questo amore per la scultura classica, questa delicatezza delle superfici, gli è rimasto addosso. Questo nell'ultima opera, che tra l'altro è un'opera in pieno di contenuto, perché chi ricorda i nostri ricordi di liceo, Saffo, quando si studiava al CEO, Saffo, Parmenide, eccetera, no? E Saffo era poetessa, V secolo, è quella che poi, secondo la leggenda, si era suicidata, perché era innamorata di questo giovane Faone, che era molto bello, eccetera. E mi ricordo questa poesia di Saffo, mi ricordo solamente il primo verso. Faine tai moi kenos isus theoisin. Faine tai, cioè sembra moi a me, kenos colui, isus simile ai dei. È bellissima questa cosa qua. Secondo la leggenda, questo Faone, lei amava Faone invece non l'avrei, si addolorò talmente che rinunciò alla poesia e si suicidò. Non è vero, non importa così. E questa bellissima leggenda dopo la interiorizza e immagina la poetessa che sta meditando di abbandonare la poesia, e infatti la cetra è messa da una parte, sta meditando sul da farsi. È pieno di contenuto. E però vedete che non abbandona la levigatezza delle sculture classiche. Giustamente c'è Aleardo Aleardi, che è un poeta di allora, definì
Duprè, spirito cristiano con in mano scalpello greco. Vi ringrazio. Grazie. Roberto, dimmi. Per la prima volta la statua di Cavour con l'Italia. Di? Cavour. Ah, sì, statua, il monumento. È fatta sì, a Cavour che sotto c'è l'Italia. Sì. E mi è venuto in mente che Duprè si deve essere ispirato a Dante. Ai serva Italia. L'Italia infatti è piegata di dolore ostello. È vero. Nave senza nocchiere. Il nocchiere doveva essere Cavour. Nonno esatto. Di province, ma bordello esatto. Ai serva Italia, bravo, bravo Roberto. Ai serva Italia, che tempo l'Italia era servita ai vari Lombardo Veneto di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta. Il nocchiero era Cavour, bellissimo, bravo. È così. D'altra parte, Duprè è un artista, pur essendo di umile origine, non ha fatto le scuole una volta, però era di grande cultura. Poi Duprè ha scritto, negli ultimi anni, un libro intitolato Pensieri sull'arte e ricordi autobiografici. Ci sono troppe cose da dire, non si può dire tutto. Questo libro qua, che ce l'ho, mi sembra di avercelo anche in casa, forse, era famoso. Importante perché era molto castigato, molto fu adottato per le scuole. Siamo ai tempi di De Amicis, di Libro Cuore, e mi raccontava Enzo Cardi che prima del Novecento il libro di Duprè lo davano nelle scuole, perché era un libro edificante, pensieri sull'arte e ricordi autobiografici. Quindi è un uomo colto, di grande cultura, però non ha mai esibito la sua cultura. La vediamo qua. Perfetto, grazie Roberto. Okay. Allora ringraziamo infinitamente il nostro caro amico Alberto per questa stupenda serata. Queste opere d'arte veramente sono qualcosa che emozionano veramente. E ringraziamo tutti voi della vostra presenza. Grazie Paola, grazie Elisabetta, grazie a tutti gli altri. E noi ci stiamo un po' organizzando anche perché noi, come vi ho detto all'inizio, queste iniziative le diamo tutte, le pubblichiamo sul nostro profilo YouTube, però ci stiamo organizzando per mandarle anche in diretta. Ora stiamo in diretta, sì, quindi buona idea. Prossimamente sì. Ci organizzeremo anche così. Questa, la cultura va, deve viaggiare, quindi anche sui canali che ci sono. Quindi, come al solito, noi concludiamo la nostra serata così intrattenendoci con dei dolci nostri casalinghi e del tè. E quindi buon proseguimento di serata. Grazie della vostra presenza, grazie Alberto per la tua solita disponibilità. Un grande applauso a te. Grazie, a presto.